I 5 errori più comuni quando invii la tua musica ad una label, un'etichetta discografica. Numero 1, inviare soltanto la musica. Beh, almeno 2 righe per spiegare chi sei, cosa fai, cosa vuoi nella vita, perché hai scelto loro. Giusto 2 righe, perché appunto andiamo all'errore numero 2, che è quello invece l'opposto di inviare un papiro infinito e con tutti i tuoi link ai suoi social. A nessuno interessa la storia della tua vita e neanche nessuno ha tempo di andare a vedere tutti i tuoi Facebook, Twitter, SoundCloud, Mixcloud, eccetera. Cerca di inviare 3 righe di numero nel quale spieghi la tua storia, una short bio. Poi, se vuoi, in allegato ci metti la biografia completa e tutti i tuoi link. Il terzo errore più comune è invece quello di inviare il file in allegato. È bene sempre non fidarsi degli allegati, quindi il consiglio migliore è qualcosa si può aprire subito. Più comune è SoundCloud. Però anche se hai modo di inserire un player all'interno dell'email, dipende dai browser, dai provider di posta, comunque insomma qualcosa che chi riceve la mail possa subito ascoltare. Se invii SoundCloud, consiglio quello di mettere il file in privato in modo che lo possa ascoltare solo chi ha il link, e anche quello denota professionalità e soprattutto denota il fatto che invii quella traccia soltanto a quella persona e quindi che tu non fai spam. Numero 4, sempre a proposito di link, verifica molto bene i link, perché se per caso ti sfugge una lettera e il link porta ad una pagina e non esiste, fai subito una figuraccia e nessuno ti dirà mai no guarda scusa il file non funziona, bene, ti sei perso il contatto. 5, ultimo ma se vogliamo il più importante, seleziona bene a chi inviare file. Se vuoi fare deep, cercati una label che pubblica deep. Se vuoi fare techno, cercati una label che pubblica techno. Se c'è un'etichetta che pubblica un po' di tutto, beh, quello è un buon motivo per evitarla. Oggi è sempre bene essere caratterizzati. Se io che faccio musica elettronica mi arriva un brano chill out, penso che dall'altra parte questo è inviato a caso e non sa chi sono io, non mi ascolta e quindi perché lo dovrei pubblicare. Quindi seleziona bene a chi inviare la mail. Una volta fatto tutto questo, quindi una breve storia, evita i papiri, link corretti, player per ascoltare subito la musica e aver selezionato bene la tua etichetta, a questo punto non mi resta che augurarti buona fortuna. Se hai però degli altri suggerimenti per me e per tutta la community, non dimenticare di scriverli qua nei commenti. Presto!